Adolescenti e ragazzi tutti in fila hanno sfidato anche 30 gradi di temperatura pur di riuscire ad incontrare il loro Beniamino, il rapper italiano nato da genitori di origine tunisina, Ghali. Tutti in fila in attesa dell'arrivo di Ghali, siete dei grandi fan? Sì. Da dove vieni? Io da Gaeta. A che ora sei partito? Molto presto, no, alle 10 credo, 9 e mezza 10. Da quanto tempo segui Ghali? Ma 2 anni e mezzo più o meno. La musica, la canzone che ti piace di più? Willy Willy. A te invece? Io vengo da Ercolano, a me la canzone preferita è Marijuana. A te? Io vengo da Gaeta come lui, la mia canzone preferita è Ricchi Dentro. L'artista ha presentato il suo primo album ufficiale dal titolo Album Etichetta Sto Records presso la Feltrinelli di Piazza Garibaldi a Napoli. Ghali ha cominciato all'età di 11 anni a fare rap nel parco vicino casa. Con gli anni la sua passione è cresciuta a tal punto che nel dicembre 2015 il suo successo ha raggiunto l'apice e Ghali viene definito come l'artista rivelazione dell'anno nel mondo rap. I suoi video continuano ad aumentare e a collezionare milioni di visualizzazioni. Tanto amato! Sì, tanto amato dai giovani, infatti l'età media è quella che è, intorno ai 12-14 anni, però sinceramente merita, perché comunque è un bravissimo artista, fa musica che sì, ok, commerciale, però si può ascoltare volentieri. È anche una bella persona secondo me, perché è molto amichevole. Lui vive a Milano, quindi ho degli amici lì e me lo dicono che si trova molto volentieri con le persone, non si crede chissà chi, anzi è molto amichevole. Puntuale, alle ore 15 Ghali è entrato in scena e con pennarelli alla mano all'interno della postazione realizzata dalla Feltrinelli ha cominciato a fare autografi, fotografie e a scherzare con i suoi fans. Un artista tanto amato e seguito dai giovani che ieri hanno avuto l'occasione di vederlo di persona e trascorrere con lui qualche istante. Un evento che Prima TV non poteva non raccontare attraverso le immagini e i volti dei tanti fans.